Quanto tempo che non ci vediamo? Allora, passiamo al trucco. Questo è Oh My Love di Clio Makeup, che per me è un ottimo fondotinta. Io ne uso un solo pump, più che sufficiente, per cui a me mi dura una vita. Pennellozzo. Occhio a non andare sulle labbra. Sì, dopo vanno via tutti quei. Adesso infatti facendo un po' così sento che sono già. Stanno scomparendo, insomma, quei granelli. Ditemi che se anche a voi succede questa storia, che l'Ultra Balm, nuova formulazione, contiene come dei granellini che fa un delicatissimo scrub, poi lo lasciate lì sulle labbra e poi a un certo punto sentite che i granellini non ci sono più. Ecco qua. Anche qui abbiamo. Ce n'è ancora un pizzico, lo mettiamo sulle guanciotte. Ecco fatto. Lo lavoriamo un po' perché vada bene bene nelle pieghe. Cioè, nelle pieghe di modo che non creiamo poi prodotto in eccesso. Poi, dello stesso brand, della stessa linea, io uso il numero 4 e il numero 7. Questo è il 7, che è del mio colore di pelle. Ok. E stendiamo un po' il nostro. Perché qua a volte ho notato che quando i pennelli restano nella loro retina per un po', dopo devi fare una specie di movimento così perché si riprenda un po', se no resta rigido. Ecco, guardate come copre bene. Sono abbastanza coprente, certo non è. Qual era quello coprentissimo? Forse quello di MAC, che io ero andata a prenderlo, ma forse all'epoca avevo una cinquantina d'anni, la ragazza mi fa: no, signora, io sinceramente glielo sconsiglio. Mi vede adesso, mi caccia. Vabbè. Direi niente male. Dopodiché usiamo una matita occhi un po' folle di Nabla. Sono eccezionali queste, questa però effettivamente ha un colore un po' folle. Sarebbe meglio sulle labbra. Ma noi non temiamo nulla. Wow! Siamo in zona carnevale, in fondo è appena finito, poi sapete che nelle zone di villeggiatura lo prolungano, ormai si vede che la Quaresima l'abbiamo abolita, ma società consumistica a cui tutti noi partecipiamo. E che io me ne chiami fuori. Poi prendo Surprise, la Moon Dust di Urban Decay, che semplicemente amo. Non ha plastichino, va bene.
questi quattro bellissimi glitterozzi deliziosi. Io userei questo un po' più rosato, Wild Dipper Rides Again. Sono scriventissimi e scriventissimi. Vediamo di sfumare un po'. Così abbiamo spantegato il rosso su tutta la palpebra. Oh signore! Vediamo se prenderei un piccolo pennello. Di che non voglio fare grosse cose. Mettiamo un po' di questo qui, Starco Girl. Anche qui sono tutti scriventissimi. Così schiariamo. Vedete che evito nei limiti del possibile, avendo preso una matita fucsia. Va bene, questo abbiamo fatto. Dopodiché abbiamo il Lash Without Limit di Essence, che è un ottimo. Adesso ho preso uno che dovrebbe arrivare lunedì, registro che è sabato, dovrebbe arrivarmi lunedì un mascara di L'Oreal viralissimo, appena uscito ma già virale. Magari pubblico un reel su quel social lì, tic-tac, avete capito? Sì, ho sbavato su qui sulla sella del naso. Ok, poi mettiamo un po' di, come si chiama, di cipria. Vediamo. Perché posso. Eccolo qua, prendiamo questa di Clio Set. Metto veramente poco. E poi la Gimme Brow per le sopracciglia. Questo è ancora il Grey, adesso è uscito quello nuovo che non si chiama neanche più Gimme Brow. Che scema. Ti hai visto cosa stavo facendo? Oh mamma, che sbaffo! Adesso sistemiamo.
Cosa è successo? Le voilà. Poi asciughiamo un pochino il balsamo labbra, contorniamo con questa bellissima matita di Kiko, la numero 06, la collezione è quella sugli anni 90, credo, è retraibile. Siede, io vado dentro. Non faccio mai la riga fuori, no. Su di me, no. Mandy, che è un balsamo labbra di Clio. Non so. Perché sapete che adesso io make up è uscita e sta uscendo con tanti prodotti nuovi, però ahi noi quelli precedenti sì mi sono accorta che qui c'è uno sbaffo di nero, sono stato fondotinta, no? Quindi alla fine mi sono lasciata a prendere la mano, vi ho fatto skin care prima e poi abbiamo fatto questa seconda puntata con il trucco e... Ah, cosa fondamentale, il Misty Fix per fissare il trucco tutto il giorno. Questo è il Misty Fix. Stato troppo vicino, si vede, si è visto, mi sono completamente bagnata. Adesso vediamo. Si vede qualche gocciolina, però vabbè, facciamo magari, facciamo così, ecco, asciughiamo e tamponiamo un po' le zone più critiche che potrebbero essere state danneggiate. Ecco. Mi sembra che abbiamo salvato il salvabile. Bon, quindi abbiamo anche messo, voilà, che ne dite, vi piace? Carino, eh? Mi raccomando, non c'è un bel trucco che non abbia sotto un'ottima skincare. Fate quello che vi fa stare bene. Alla prossima.